Ciao fanciulle e fanciulli, oggi volevo farvi vedere il mio shopping che ho fatto in queste settimane. È pochissimo, ma sono cose veramente deliziose, quindi ci tenevo a farvele vedere. Oggi sto facendo degli esperimenti, non ho luci, sto usando una microcamera e detto, vediamo com'è l'effetto con questa, che è quella che ho registrato il vlog da Palermo, quella con cui ho registrato il video su cosa c'è nella mia valigia, nella mia borsa, eccetera. Ho detto se la qualità sarà buona con questa camera, magari riuscirò a fare video ancora più spesso, perché appunto con questa non ho bisogno di luce, non ho bisogno di inquadrature, non ho bisogno di nulla. Monto, faccio, disfo e subito è pronto. Ma andiamo subito nel succo di questo video. Volevo farvi vedere il mio shopping. Ho fatto uno shopping da Sephora, ho preso due cosine e da Bershka, però online ho preso altre due cose. Comincio, aspettate che vado in immersione come al solito. Ecco qua, ho preso queste scarpine qua da Bershka. Queste costavano 69 euro, ma sono in offerta 29 euro, 29,9 se non sbaglio. E sono carinissime, sono in camoscio, così appunto su questo colore marrone. E sono il modello molto simile a quello di Isabel Marant. Isabel Marant, come volete, e sono comodissime, le ho già usate, sono stracomode. Io da Bershka mi trovo benissimo con le scarpe da ginnastica. Sempre nel video di cosa c'è nella mia valigia vi ho fatto vedere le mie scarpe, quelle rosa color cipria, sempre di Bershka, con cui mi trovo benissimo, ce le ho da parecchi mesi, e quindi ho voluto prendere anche queste qua. Con le scarpe col tacco da Bershka non mi sono trovata benissimo perché comunque spesso mi fanno male. Invece queste qua da ginnastica sono belle, sono morbidissime, comode. Tra l'altro, vedete, qua sono traforate, quindi vanno portate senza calze. E nonostante siano nuove, nonostante io le porti senza calze, non mi hanno mai fatto venire nessun segno, anche perché i piedi delicatissimi. In più hanno le leggere zeppettina. Ma è pochissimo, sarà veramente 2 cm, quindi non pensate a quelle scarpe super super zeppose che vi alzano tantissimo, vi alzano poco, ma comunque vi alzano e mi sono piaciute tantissimo. Io ho preso il 40, solitamente prendo un 39 o un 38,5, però questa volta ho scelto il 40 perché così erano più comode. Poi, sempre da Bershka Online, ho preso questa collana bellissima, guardate che bella. Con che oggi sembro una collegiale col fiocchettino. Vabbè. Guardate che bella questa collana, l'ho vista sul sito e me ne sono follemente innamorata, non l'avevo mai vista dal vivo. Invece le scarpe le avevo viste dal vivo a Milano, è solo che c'era solo il 39, quindi ho detto che okay, le prendo online. Poi appunto mentre le stavo prendendo online ho visto questa collana e me ne sono innamorata, e questa costava, sì, anche questa intorno ai 30 euro. È pesante il giusto, cioè si vede che è una collana fatta bene, vedete? Ecco, mi sono incastrata. Zac, ecco qua, questo è il retro, è fatta bene, mi piace molto e ha queste frange rosate. Diciamo che con questa camera posso anche farvi vedere i particolari. Diciamo che sul sito era tutt'altra cosa perché sembrava tutto argento, lucidissima, invece è un brunito, è un argento brunito, però devo dire che è bella lo stesso, mi è piaciuta molto. Quando fate gli ordini online da Bershka potete sia andare a ritirare nei negozi, quello più vicino a casa vostra, ed è gratuito, se no costa tipo 3,50 euro la spedizione quella normale e poco di più la spedizione quella veloce che ti arriva entro pochissimo. Da Sephora ho comprato capelli un po' sperati. Vabbè, adesso vedremo come uscirà con la luce in viso, come sarà lo sfondo. Stiamo facendo un test. Da Sephora ho approfittato del 20% di sconto per prendere questo, che è il Primer Potion Urban Decay Anti-Aging. E io mi ricordo, il primo Primer Potion Urban Decay l'ho pagato 16 euro. Questo costa 24,90 euro. Cioè, ero lì e ho detto, no, non ci credo. Ho detto, vabbè,
Visto che io sono pigrissima, mi metto la crema sul viso giusto perché se no non riesco a muoverla, mi si spezza in due. Ma sono pigrissima con la crema contorno occhi, dico così almeno sono costretta, perché ogni giorno io so che uso il primer Porsche, almeno così sono costretta ad usare un anti-age come contorno occhi, perché appunto è qua dentro. Quindi ho detto vabbè, approfittiamone, appunto, poi con il 20% in meno, comunque vado a spendere intorno ai 20 euro, dico vabbè, si può fare. E quindi ho preso questo, non l'ho ancora provato, non so neanche il colore, non so nulla, vediamo che colore è. Penso sia uguale al primer potion, quello classico. Che bello che posso farvi vedere anche le cose così da vicino, si vede. Ecco, devo togliere. Eccolo qua. Penso sia appunto come. Sì, come Primer Potion classico. Un profumo, no, leggerissimo. Quindi non vedo l'ora di provarlo. Le mie amiche tentatrici mi hanno detto: "Ah, Gabri, guarda che sono usciti i nuovi Baby Doll Kiss and Blush Yves Saint Laurent, devi assolutamente provarli." Tutte e due le hanno comprati, tutte e due hanno comprato due colori. E vabbè, chi sono? L'unica che non ha i nuovi rossetti di Yves Saint Laurent, no! E allora sono andata a comprarli. Ci sono delle tonalità bellissime, io ne ho scelta una ovviamente sul rosa. Questi sono appunto i nuovi Baby Doll Kiss and Blush di Yves Saint Laurent. Io ho preso la colorazione numero 2 ed è questa rosa. Ecco qua. Qua in camera sembra un fucsia, però vi assicuro che è più rosa. E questi qui possono essere utilizzati, appunto, hanno un effetto opaco, possono essere utilizzati sulle labbra, come appunto c'è cioè il rossetto opaco, o se no anche sfumati come blush. Così, ovviamente io ho aspettato troppo, si è formata la macchia. Comunque possono essere utilizzati, vedete, diventa tipo polvere in tutti e due i modi, quindi non vedo l'ora di provarlo. E appunto questa qui è la colorazione numero 2. C'è il fucsia che è bellissimo, però già il fucsia con delle tinte Yves Saint Laurent e delle tinte quelle nuove della L'Oréal. E quindi ho detto vabbè dai, proviamo il rosa. Comunque c'è anche un aranciato molto bello, un rosso. L'unica cosa è il costo, perché costano sui 34 e qualcosa, giù di lì. Però sempre appunto col 20% ho detto si può fare. E niente, questo è il mio piccolissimo shopping. Spero tanto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!